nel nord Europa, paesi come la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, già noti per i loro elevati standard di vita e per le politiche volte al benessere dei cittadini, avrebbero potuto servire come fulcri per la diffusione di questo nuovo paradigma sociale. Queste nazioni, attraverso un modello di esportazione culturale e politica, avrebbero potuto estendere la loro influenza ben oltre i confini attuali, creando una sorta di zona nordica di benessere, che avrebbe potuto attrarre nazioni vicine e influenzarle a seguire modelli simili. Questo avrebbe portato alla ridefinizione dei confini non solo geografici ma anche socio-economici, con una crescente enfasi sullo sviluppo di comunità focalizzate sulla qualità della vita, sull'equilibrio lavoro-vita e sul benessere collettivo. In Asia orientale, paesi come il Giappone e la Corea del Sud, che valorizzano fortemente l'armonia sociale e la comunità, avrebbero potuto diventare centri di un'area di prosperità emotiva. Questi paesi, già noti per il loro approccio olistico alla vita e il forte senso di comunità, avrebbero potuto esportare le loro filosofie e i loro stili di vita incentrati sulla felicità collettiva, influenzando così altri paesi dell'Asia e del mondo. La promozione di pratiche come la mindfulness, la meditazione e l'equilibrio tra vita lavorativa e personale sarebbe diventata una caratteristica dominante delle loro culture di esportazione, influenzando profondamente le società circostanti. L'America Latina, con paesi come la Costa Rica in prima linea per la loro enfasi sulla felicità e sulla sostenibilità, avrebbe potuto diventare un esempio lampante di come le politiche incentrate sulla felicità possano influenzare positivamente lo sviluppo nazionale. Queste regioni avrebbero potuto ispirare un movimento globale verso la sostenibilità ambientale e il benessere, promuovendo un modello di sviluppo che bilancia progresso economico e felicità personale. La focalizzazione sulla felicità e sul benessere avrebbe inevitabilmente portato a un ripensamento radicale dell'economia mondiale. L'innovazione tecnologica sarebbe stata guidata dall'obiettivo di migliorare la qualità della vita anziché massimizzare i profitti. Ciò avrebbe portato allo sviluppo di tecnologie verdi avanzate, sistemi di trasporto sostenibili e soluzioni abitative che promuovono la comunità e il benessere personale. L'agricoltura si sarebbe spostata su pratiche sostenibili e biologiche, con un ritorno alla piccola scala e alla produzione locale, riducendo l'impronta ecologica del settore alimentare e migliorando la salute della popolazione. Il commercio internazionale avrebbe riflettuto questi cambiamenti, con una crescente domanda di beni e servizi che promuovono una vita sana e sostenibile. Questo avrebbe incluso un aumento del turismo esperienziale, che offre ai viaggiatori esperienze che arricchiscono la vita piuttosto che semplici vacanze di lusso. Le economie si sarebbero orientate verso la misurazione del successo attraverso indicatori di felicità e benessere, piuttosto che il PIL, promuovendo politiche che migliorano direttamente la vita delle persone. La riorientazione della società verso il benessere emotivo avrebbe avuto profonde implicazioni sul tessuto sociale e culturale delle comunità. Le arti e la cultura avrebbero riflettuto l'importanza della felicità e del benessere, con un'esplosione di espressioni creative incentrate sulla promozione della comprensione e della compassione umana. La lingua e la comunicazione avrebbero incorporato nuovi termini e concetti per descrivere le sfumature del benessere emotivo, arricchendo il dialogo sociale. Le strutture sociali si sarebbero evolute per sostenere comunità più coese, con un'enfasi sul supporto reciproco e sulle connessioni umane. Le dinamiche demografiche avrebbero mostrato miglioramenti nella salute generale e nella longevità, grazie alla riduzione dello stress e all'aumento dell'attività fisica e dell'engagement sociale. Movimenti culturali incentrati sul benessere collettivo avrebbero potuto emergere, ridefinendo le priorità della società e promuovendo un'evoluzione verso pratiche più sostenibili e orientate alla comunità. Sul fronte politico, l'enfasi sul benessere avrebbe portato a forme di governo più inclusive e partecipative, con politiche progettate per promuovere il benessere generale piuttosto che interessi economici ristretti. Le decisioni politiche sarebbero state guidate dalla ricerca del massimo benessere collettivo, portando all'emergere di nuove nazioni o entità statali fondate su principi di felicità e benessere. Le alleanze internazionali sarebbero state basate su valori condivisi di sostenibilità e benessere, piuttosto che su interessi economici o strategici, promuovendo una pace e una cooperazione globale più profonde.